Ho suonato spessissimo senza accorgermene. Negli anni 90 ho letto l'intervista di non mi ricordo chi, ma qualcuno che veniva da Seattle sicuramente, che diceva che i concerti migliori sono proprio quelli di cui non mi ricordo niente. Non sono completamente d'accordo con questa cosa, perché i concerti migliori non puoi dimenticarli, ma succede spesso che sai così bene quello che stai facendo mentre stai suonando che puoi pensare a qualcos'altro, per cui in fondo non ti accorgi di quello che stai facendo ed è probabilmente il momento migliore in cui tu stai suonando. Queste si mettono da parte, capisco. Presente? Cosa leggo per colpa sua? Sto leggendo testi di permacultura. Io credo, e lo dico già in interviste da almeno un annetto, credo che la risposta migliore a qualsiasi tipo di problema sia cominciare a farsi un orto in casa. Dovremmo coltivare le rotonde, così il giorno in cui non abbiamo più un cazzo a mangiare, almeno ci vanno delle patate e non moriamo di fame, perché andiamo a finirla, secondo me. Poi vediamo. 3, futuro, parola. Chi perdonerò senza un domani? Credo che un giorno riuscirò a perdonare tutta una serie di persone che mi hanno fatto girare i coglioni negli ultimi anni, senza per questo doverne avere ancora a che fare, ma senza rancore. Ecco, questo è più figo. Facciamo passato, così mi spiazzo da solo. Dove ho amato peggio? In una macchina vicino a dei ripetitori della televisione. Una sera che pioveva tantissimo in provincia di, non mi ricordo, Liguria. Un disastro, tipo. È stata la peggior cosa, ma proprio perché mi scappava tantissimo da pisciare e c'erano questi ripetitori fuori che mi mettevano una paranoia che sono dovuto andare via. Come? Futuro? Dai, futuro, fanculo, vediamo. Come assaggerò di meno o come assaggerò di più, è uguale. Credo che l'evoluzione faccia parte della storia di ogni persona e sia obbligatoria nella storia di ogni persona. E credo che ogni cosa, ogni volta che si evolva, ci si rapporti con qualcosa di nuovo. Perché l'evoluzione è l'abbandonare qualcosa di vecchio per trovare qualcosa di nuovo. E ogni volta che provi qualcosa di nuovo lo assaggi. E non so se l'assaggio sarà un assaggio di più o di meno. Sicuramente mi interessa assaggiare. E sono pronto anche ad aspettarmi di dover assaggiare di meno di quello che pensavo. Presente, ben detto. Perché? Perché faccio saltare i nervi più spesso o quasi mai? La cosa bella di questa domanda è che più o meno sono uguali le risposte che sia più spesso o quasi mai. Faccio saltare i nervi più spesso perché sono teso ultimamente a dire un po' quello che penso un po' più liberamente di quanto facessi probabilmente qualche anno fa. Perché c'ho la barba bianca. Ho scoperto che ho dei peli bianchi sulla barba, me la sto facendo crescere apposta. Faccio saltare i nervi quasi mai perché sono comunque una persona accondiscendente e con cui si può ragionare, per cui prima di farti saltare i nervi cerco di evitarlo, ecco, se poi è necessario che succeda.